E bentornati Badola, eccoci qua di nuovo. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, in base a quando vedrete voi questo video. Siamo oggi tornati su questa serie che ho visto che vi piace un sacco, insomma, vi sta piacendo molto ed è, come potete vedere, Manor Lords. Quindi cosa faremo oggi? Tra l'altro siamo sotto il diluvio, siamo a maggio e fa i temporali come se fosse agosto, quindi se sentite rumori strani è quello, non sono traslochi in casa ma è il temporale. Quindi prima di cominciare io vi lascio alla nostra sigla. Ed eccoci tornati. Ora c'è anche la musichetta, prima non l'avevo ancora messa. Molto bene, ci siamo, quindi noi continuiamo la nostra partita. Che cosa faremo? Non mi ricordo dove siamo arrivati. Siamo a marzo con 4 mesi soltanto di scorte. La mettiamo un attimo in pausa, cerchiamo di ricordarci un po' dove eravamo. Allora, se vi ricordate, qui c'è la nostra fattoria con le nostre pecorelle. Che adesso finalmente ci sono. Qui abbiamo la nostra fattoria, appunto, messa qui così. Qui ci sta lavorando una persona. Guardate qui quanta bella robetta. Va bene, vabbè, tra un po' siamo a marzo, quindi tra un po' ricomincerà la stagione delle bacche. Infatti sta per iniziare a crescere lì. Abbiamo 4 famiglie senza lavoro. Ammazza. Quindi per prima cosa, io, sentite il tuono, non so se si sente, forse no. Per prima cosa andrei a mettere una famiglia che lavora appunto qui con le bacche. Qui sotto abbiamo la taverna, no, il punto di scambio. C'era anche la taverna, l'avevamo fatta qui forse, era questa? No, punto di scambio per il bestiame, va bene. Punto di scambio per non so che cosa, va bene. Dove l'avevamo fatta la taverna? Ah, è questa la taverna. C'è già una persona che ci lavora, una con le bacche lì. Vabbè, per il momento facciamo partire così. Ok, se non l'avete ancora fatto, io vi ricordo come sempre di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessun altro dei nostri video. Continuiamo in scioltezza. Ah, ma cosa hanno fatto? La piscina qua? Ah no, è per le capre, scusate. Allora, una cosa che mi piacerebbe anche poi eventualmente fare, ditemi voi, lasciate un commento e fatemi sapere nei commenti se vi può interessare, è ripartire con una nuova partita sempre su Manor Lords, però nella modalità conquista, quindi dove tipo c'è la guerra, insomma, che è una modalità che non abbiamo ancora visto e quindi potrebbe essere effettivamente interessante. Qua c'è il boscaiolo, ecco, una cosa che dovevamo fare era mettere una persona qui. Ok, a che cosa serve il capanno del guardaboschi? È per ripiantare gli alberi, proprio perché, insomma, se no diventa un casino. O, se vi ricordate, ci eravamo anche espansi da queste parti. Quindi qui, per esempio, sarebbe interessante mettere una persona a lavorare qui, quindi per iniziare a raccogliere un po' di pietre. Lampazzo, signori, lampazzo. Vediamo un po', qui questo è ancora da costruire, molto bene. E questo è costruito, ci stanno già lavorando, molto bene. Quindi abbiamo sia le pietre che eventualmente poi il ferro appena finiranno di lavorare lì. Ok, acceleriamo un po'. Molto bene, quindi adesso qui le case sono tutte piene, quindi una cosa che dobbiamo fare è sicuramente andare a costruire poi anche delle altre case, perché dobbiamo per forza di cose costruire anche le altre case. Vediamo anche un po' il commercio, come eravamo messi, che non mi ricordo più assolutamente. Commercio, commercio. Ok, stiamo vendendo un po' di assi. Ok, qui non stiamo facendo niente. Qui stiamo esportando la carne e le bacche. La carne e le bacche. Ok. Qui invece potremmo esportare le pelli, ma non abbiamo ancora abbastanza soldi. Sì, in realtà li abbiamo. Possiamo fare esporta e le facciamo scendere a 55. 55. Perché non possiamo?
non possiamo esportare, attivare. Forse dobbiamo comprare un, no, il cavallo non ci bastano i soldi. Esporta pelli, adesso lo possiamo fare. Vabbè, esportiamole. Stabilisci rotta commerciale, molto bene. Cos'è che non funziona qui? Che mi dice, come mai questo Burgage non va bene? Perché non ha la fornitura della taverna e anche la fede è un po' scarsa. Come possiamo aumentare la fede? La chiesa, dobbiamo fare le tegole. Ok, allora intanto iniziamo a costruire un po' di case nuove. Mettiamo un attimo, ok, quasi, non dico in pausa, ma quasi. Riprendiamo le nostre casette. Salvataggio, molto bene. Riprendiamo le nostre casette. E le andiamo a fare esattamente qui. Le facciamo esattamente qui. Ok, e costruiamo, perfetto. Sono già collegate alla strada, quindi va molto bene. Facciamo anche una stradina comunque che da qui. No, che è sta roba? Ah, ci fa fare il giro per forza così, pensate. Ok, possiamo aumentare la velocità. Molto bene, vediamo un attimo anche qui. Ah, alla conceria non c'è nessuno che lavora le pelli, eh. Qui il deposito si sta riempiendo bene. Guardate il mercatino qua. Mercato c'è un bel po' di gente. E questo è molto positivo. Ok. Abbiamo 558 legnetti. Legnetti. Io metterei, farei così. Metterei uno alla conceria. Ok. Vediamo qui se stanno iniziando ad estrarre. Dove mi sono perso? Eccolo qua. Le pietre e tutto il resto. Vediamo. Ui, c'è il deposito che è pieno. Noi avevamo comprato un secondo bue, se non ricordo, nella stalla. Ordino un altro bue, 20, abbiamo una moneta, quindi dobbiamo aspettare che arrivi in qualche soldino dal commercio. Quindi mi raccomando, nel frattempo, ricordatevi, fatemi sapere nei commenti se questa serie vi piace, se avete dei titoli che vorreste che portassi insomma sul canale, fatemelo sapere. Intanto qua sempre pollice in giù, voi mi raccomando invece pollice in su, ricordatelo, anzi ve lo ricordo così, pollice in su, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Fornitura della taverna, perché non ha la fornitura della taverna questo? Che cavolo vuole? Come mai? Cos'è che c'è che non va con la taverna, scusa? Forse c'è soltanto una persona e troppo poco che ci lavora dentro, non lo so. Vediamo un po'. Intanto siamo sempre a marzo, qui le costruzioni non vanno assolutamente avanti. C'è anche soltanto una famiglia, che sta lavorando lì, quindi ci sta che non siamo molto molto forti in questo momento con le costruzioni. Posto di scambio per il bestiame. Che cosa possiamo commerciare col bestiame? Stiamo importando le pecore. E va bene. Buoi ne abbiamo due, muli non ne abbiamo. Vabbè, niente. Vediamo se nel frattempo si è venuta fuori qualche altra costruzione qui. Deposito pieno. Campo dello scalpellino. Quale cazzo è? Campo dello scalpellino. Oh, Madonna. È pieno, bisogna portarla via sta roba da qua. Subito. Pure è collegato alla strada, quindi prima o poi dovrebbe arrivare. Allora, costruzioni, vediamo un po', qui c'è il mercato, la taverna abbiamo già fatta, la chiesa in legno l'abbiamo già fatta. Ah, ecco, il cimitero mancherebbe in realtà. Come logistica abbiamo tutto, come estrazione mineraria anche. Qui come bacche, bacchette, bacchette magiche anche. Qui non mi ricordo, ma dovremmo avere tutto anche per questo. Per l'industria ci manca ancora qualcosa, la fornace dell'argilla, per esempio, a meno che non l'abbiamo costruita qui vicino a dove raccogliamo l'argilla, ma non mi sembra, anche perché appunto
deposito di argilla, no, non, dovremmo farla qui in realtà. Dovremmo farla qui, ma è questa, sì. Converte argilla in laterizi, sì. Quindi dovremmo farla effettivamente qui. Qui invece maltificio. Prendono l'orzo e fanno il malto. E qui abbiamo anche le tinture, la bottega del tintore. Però non ci bastano le famiglie, quindi dobbiamo aumentare le famiglie. Che vengano a vivere in questa bellissima cittadina, bellissima, bellissima cittadina, si sta benissimo. Quindi facciamo altre case. No, non va. Partiamo da qui. Dov'è? La casa, eccola qua. Quindi partiamo da qui, facciamo così. Facciamo così e facciamo così. Questa è una bella casetta. Ok. E poi mettiamo anche altre casette. Dove possiamo mettere? Giù di qua, vicino a queste. Quindi qui. Ok, perfetto, qui ci è avanzato quest'angolo, poi vedremo cosa farci. Qui c'è la chiesa e quindi qui dietro possiamo mettere il cimitero. Ah, il cimitero è proprio una costruzione a sé stante, che ovviamente deve essere anche collegata alla strada, anche perché sennò non ci si può arrivare per pregare. Me l'ha tolto, ha sbagliato io. Ma la mettiamo in mezzo alla città? No, dai. Mettiamola qui su una, ecco, su quest'angolino qui. Ok. Ed è collegata alla strada, giusto? Credo di sì. Vediamo. No. Ora sì. Allora, vediamo come va la costruzione. Sempre male. Molto bene, ok. Abbiamo sempre solo una famiglia. Qui abbiamo 6 che non vanno più bene. Che è successo qua? Cos'è che gli manca? Il combustibile, ma davvero? Ma è incredibile sta cosa. Cioè, non puoi togliere questo da qui, che cade subito il mercato e si sviliscono tutte le casette. Incredibile. Eppure abbiamo 585 di combustibile. Però niente, non gli basta. Incredibile sta cosa. Vabbè. Va bene. Ce ne faremo una ragione. Guardate gli alberelli che. Il melo. Questi qua sono i nostri meli che stanno crescendo. Bellissimo. Addirittura 8 adesso. Quali sono? Tutte le case. Hanno tutti i problemi. Hanno tutti i problemi. Va bene. Anche con il cibo, tra l'altro. Strana sta cosa. Vediamo un po' come va in fattoria. Quest'anno è a Maggese, quindi non coltivano niente quest'anno. Mulino a vento, non ci lavora nessuno. Nel forno neanche. E la fattoria? Uno solo. Non abbiamo famiglia, dobbiamo per forza arrangiarci con quello che abbiamo. Qui stanno costruendo una casa, quindi se Dio vuole riusciremo a fare qualcosa. Ok. Piccola stalla, la conceria, ci ha subito messo sul negozio ovviamente, al mercato. Qui abbiamo il magazzino, anche loro vendono giustamente. Il granaio dovremmo avere più gente perché, come vedete, abbiamo un po' di problemi. Riserva per le costruzioni, la buca del segantino, cos'è che faceva? Io non mi ricordo più. Non mi ricordo più. Buca del segantino, no, forse di qua, forse qua. No, forse qua. Rifugio del boscaiolo, fa la legna da ardere. Ah, la buca del segantino fa le assi. Fa le assi. Ok. Ok.
Poi arrivano i mercanti in fiera per portarci un po' di denari. Queste due case qui, niente, non riusciamo a metterle a posto. Qui stiamo costruendo, andiamo avanti ancora più veloce. Se Dio vuole finiranno sta benedetta casa, ok, l'hanno fatta. Espandiamo lo spazio abitabile. Hanno finito anche questa, non possiamo fare nulla. Una nuova famiglia si è trasferita, molto bene, siamo contenti. Questa la possiamo fare diventare subito di livello 2. Salvataggio, signori. Ok, ok, ok. Beh, diciamo che tutto procede per il verso giusto. Se non fosse che effettivamente non sappiamo bene come potremmo mai andare avanti. Vediamo le altre case. Era questa? Sì. La espandiamo subito. Anche questa la espandiamo subito. Che erano queste due casette qui. Perfetto. Oh, abbiamo due famiglie adesso. Tre famiglie, molto bene. Iniziamo finalmente ad avere qualche famiglia in più. Ma secondo me sapete che noi potremmo espanderci ancora molto di più in realtà. Per il tipo di per la quantità di servizi che abbiamo. Secondo me sì. Anzi, adesso lo facciamo ancora. Cos'è che non va bene lì? Vabbè, grazie, stanno facendo. Aspetta, dagli il tempo. Allora, facciamo un attimo una cosa. Fermiamoci. Ampliamo a manetta il villaggio. Quindi, pausa. Costruiamo abitazioni. Abitazioni come se non ci fosse un domani. Quindi, partiamo da qui. Partiamo da qui. Altre quattro case subito. Ok. Strada, non l'abbiamo fatto. Costruisci e poi da qui. Da qui a qui, no. Non ci serve, ok. Perfetto. Poi un'altra bella strada qui. Che viene su di qua. E delle altre casette qui. Che hanno l'ingresso sulla strada qui. Potremmo farne due così o tre così. Ne facciamo tre così. Ok, signori, altre sei case, cioè adesso veramente dovremmo viaggiare come non mai. Qui stanno costruendo. Questo è un livello 1 che possiamo ampliare. Qui è in costruzione. Questa l'ha finita, sì, l'abbiamo già fatto. Questo è migliorato e possiamo mettergli, eccolo qui, guardate un po' qua, estensione della birreria. Bottega del carpentiere, consente la produzione di parti in legno e scudi. Consente la produzione di scarpe. Mantelli, scarpe. Madonna. Abbiamo delle aziende super specializzate. Le piccole botteghe, signori. Ecco come è nato veramente il commercio. Incredibile. Qui stanno ancora costruendo. Qui siamo ancora in alto mare. Acceleriamo. Siamo a giugno con 8 mesi di scorte. Abbiamo 4 famiglie in questo momento che lavorano molto molto bene. Molto molto bene. Ok. Ok.
Possiamo migliorare questa cazzo di chiesa? No, ci mancano ancora 10, 10, 10 di argilla. Ah, andiamo a mettere. Ma qui non l'hanno ancora costruito, ma non ci credo. Non l'hanno ancora costruito lì. Ok, vediamo un po' qui cosa stanno facendo. Qui hanno quasi completato la costruzione. Costruzione completata. Quale? Quale? Questa? No. Questa? No. Questa? No. Questa? No. Vabbè, allora ha fatto un cazzo. Questa? Ah, vedevo, cazzo. Allora, qui gli mettiamo una bella pecorella. Vabbè. Qui stanno costruendo. Questa è finita. Sì. Miglioriamola subito. Questa è fatta, questa è fatta, questa è fatta. Qui stanno costruendo, lì stanno costruendo. Questo è il posto di scambio, va bene. Abbiamo ancora quattro famiglie. Qui ci sono i cadaveri. Vediamo se hanno fatto sta cazzo di. No, ancora no. Adesso gli diamo priorità alta però perché se no non finiamo più. Madonna che rutto incredibile dentro che ho fatto. Bancarella di cibo terminata. Qua abbiamo di nuovo un altro bargage, però non possiamo fare un niente qua, io non capisco. Facciamo un altro melaio, il melaio matto, livello 2 va bene, questo invece è un livello 1, livello 2, perfetto, livello 1, ah qua abbiamo fatto la frutta e qua le capre. Ok, abbiamo 5 famiglie. Se finissero di fare qua la cosa, potremmo anche iniziare a raccogliere i frutti del nostro duro lavoro. Quanto cazzo manca? Oh, l'hanno fa no. L'hanno fatta? No, ancora no. Sei famiglie. Ok. Stiamo andando bene, se solo sapessimo. Oh, è finita la fornace di argilla. Quindi adesso noi gli mettiamo dentro qualcuno a lavorare. Giusto? Quanti cazzo sono che possono lavorare qua dentro? Madonna mia, incredibile. Mettiamone uno per il momento. Qui c'è qualcuno che ci lavora dentro. Alla miniera, sì. Costruzione terminata. No, ho sbagliato io. Qui gli mettiamo le galline. Qui gli mettiamo. Oh, qui gli mettiamo la produzione di il fabbro. Qui facciamo il fabbro. Iniziamo a produrre anche armi. Ci servono? Assolutamente no, perché non dobbiamo fare niente in realtà con le armi, però è molto bello poterle costruire. Ok, qui cosa possiamo fare? Mele. Signori, mele come se non ci fosse un domani. Cos'è che non va bene? Quello lì in mezzo, ma è incredibile. Allora, qui possiamo specializzarlo in qualcosa. Mettiamo altre carote. Vabbè, facciamo così. Allora, vediamo un attimo qui come siamo messi. Qui cosa abbiamo? 0, 0. Cioè, qui non lavora nessuno. Nella fucina non lavora nessuno. Nella fornace non lavora nessuno. Nella miniera non lavora nessuno. Ok, ora abbiamo messo tutti dappertutto. Campo dello scalpellino. Ma qui è finito già il ferro, ma le pietre sono finite davvero. Mi sa di sì. Mi sa di sì. Non è bella questa cosa, perché. Insomma, non siamo messi molto bene. Non abbiamo più pietre praticamente. Vabbè, quindi cosa possiamo fare? 24 minuti, è già un bel video. Come vedete, il tempo vola quando ci si diverte, questo è il problema. Allora, mettiamo un'altra persona nella taverna, perché se non ricordo male serviva, serve sempre una persona nella taverna. Qualcuno alla taverna serve sempre. Io metterei anche una persona, ecco, il primo becchino della storia. È nato adesso,
in questo preciso momento è nato il primo becchino della storia. Se volete vedere come è nato e non avete ancora visto tutto questo video, andate indietro qualche secondo e lo vedrete. Va bene, cos'è questo punto interrogativo? Area di lavoro vuota? I lavoratori non stanno raccogliendo niente. Ma c'era uno. Ah, perché quel maledetto è andato al mercato. Ah, no, scusate, non stanno raccogliendo niente perché non c'è niente, perché non ci sono più le bacche. Or, per bacco. Quindi a questo punto togliamo le bacche. Ma perché sono sempre troppo indietro? Ok, ora, se non sbaglio, quindi, ancora questo maggese, hanno rotto i coglioni però, eh? Ok, ah, vabbè, continuiamo a sbagliare accessi, va bene. Salvataggi, come se non ci fosse un domani anche di questo. Va bene, qui abbiamo già fatto tutto, vero, con questi qua? Sì, comunque 1, 2, 3, 4, 5, 6 case vuote ancora, eh? Ma piano piano arrivano come le formiche. Allora, vediamo un po' qui. Guardaboschi c'è. Rifugio del boscaiolo, mettiamo un altro, visto che serve sempre. Metterei anche qualcun altro qua, al magazzino. Dai! Ok, si è trasferita un'altra famiglia. Vedete che abbiamo un sacco di famiglie adesso. Oh, possiamo migliorare la chiesa. Molto bene. Molto bene. Molto bene. Chissà cosa dobbiamo fare adesso per aumentare, per andare al livello 3. Cioè, come si fa ad andare al livello 3, per esempio, di una casa al livello 2? Quindi non questa, per esempio, ma neanche il fabbro. Ah, è un fabbro lui. Oh, che lampo. Requisiti: fornitura della taverna, bancarella di cibo, altre due forniture di cibo al mercato. Ma se noi mettessimo un altro mercatino qui in mezzo, secondo voi potrebbe essere interessante oppure no? L'inverno si avvicina, me l'ha detto con un tono che non mi è piaciuto molto. Abbiamo 4 mesi di autonomia, un po' poco, in effetti. Posto di scambio, cosa stiamo scambiando qui? Vediamo un po'. Oh, scusate di non fare castronerie. Pietra, possiamo esportare la pietra? Io non esporterei la pietra, che ne abbiamo poca già come risorsa. Orzo assolutamente no. Cioè, noi abbiamo 31 di orzo, e allora serve costruire l'orzaiolo, come si chiamava? No, non ricordo. Come si chiamava quello lì? L'orzo bimbo, come si chiamava? Farina in pane, pane in farina, lana in pecora. Eccolo, trasforma l'orzo per produrre il malto, il maltificio. Corto maltese è nato così. Allora, io lo metterei qua. Molto bene. Abbiamo 3 famiglie che stanno lavorando duramente. Ma qui al cimitero cambia qualcosa? Cambia un cazzo. Va bene. Quindi, signori, io vi ricordo ancora una volta di mettere un mi piace al video, iscrivervi al canale, attivare la campanella per seguirci con i prossimi... Seguirci. Neanche fossimo 5, da solo sono, seguirmi nei prossimi video. Vi ringrazio per essere stati con noi, ripartiremo di qua. Vi ricordo di nuovo, fatemi sapere appunto attraverso i commenti che cosa potremmo fare insieme, se continuare qui, cominciare un'altra partita con appunto la modalità guerra, insomma queste cose. E vi ringrazio ancora e vi do appuntamento alla prossima. Ciao.